Andiamo alle immagini che ci hai portato, ce ne sono diverse, cosa ci raccontano? Sì, come gli altri anni, il giorno del Natale di Roma lo dedichiamo ad aprire la nostra consueta finestra meteofotografica sulla festeggiata, quindi sulla città capitolina. Questo scorcio di panorama dal Gianicolo di due giorni fa, giornata di un pomeriggio di rovesci e temporali praticamente continui, ma poi, come è tipico che accade in questi casi, quando il sole è prossimo al tramonto riesce a sbucare al di sotto della seppur bassa base delle nubi che per il resto ancora prevalgono in cielo e quindi a regalare il classico barlume arancione prima appunto di tramontare. E la combinazione tra appunto raggi solari che si fanno strada tra gli acquazzoni, come sappiamo, come abbiamo commentato tante volte, è la condizione ideale per l'illusione ottica dell'arcobaleno. E guardate Enrico dal Ponte a Roma la settimana scorsa quale meraviglioso doppio arcobaleno abbia inquadrato nel parco degli acquedotti. Siamo in quella zona di Roma che è all'interno del parco regionale dell'Appia Antica, tra l'altro fra i 7 acquedotti di questo parco romano. Uno dei più importanti è l'acquedotto Claudio, e proprio Claudio fu l'imperatore che istituì nel 47 d.C., quindi nell'ottocentenario dalla fondazione di Roma, avvalendosi dei calcoli che prevalevano all'epoca, appunto il 21 aprile come data tradizionale celebrativa di questa ricorrenza, data che poi è rimasta fino a 2000 anni dopo, praticamente cioè fino ai giorni nostri. Vi ricordo che tanto più basso è il sole alle nostre spalle verso l'orizzonte, quanto più è ampio l'arcobaleno davanti a noi, perché il centro ideale della circonferenza percorsa dall'arcobaleno è diametralmente opposto al sole rispetto a noi, quindi quando il sole praticamente sta tramontando e siamo prossimi in questa foto a questa condizione, vediamo la semicirconferenza, cioè il centro ideale dell'arcobaleno è a sua volta sull'orizzonte ma di fronte a noi. Fortissimo, poi abbiamo ancora un'immagine. Pensa tra l'altro che il 21 aprile è proprio, non casualmente, la data in cui i raggi solari a mezzogiorno locale, entrando dall'oculus del Pantheon, cioè dal foro circolare alla sommità della cupola emisferica di questo monumento, hanno l'inclinazione giusta per andare a investire di luce il portale d'ingresso fino alla sua base. Quindi in quel giorno l'imperatore entrava nel tempio, varcava la soglia del tempio investito dalla luce a suggellare quindi il patto tra gli dei e il popolo di Roma. Il primo forse effetto scenografico della storia, grazie alla sapiente costruzione che sfruttava questo potente ed enorme occhio di buoi naturale nel momento giusto dell'anno. È un gesto teatrale, architettonico, possiamo dire. E per chiudere, tra l'altro, parlato di architettura. Pensate che c'è proprio sull'oculus della cupola del Pantheon una leggenda metropolitana di argomento meteorologico, cioè la credenza popolare vuole che la pioggia non riesca a entrare da questo foro e quindi lasci all'asciutto l'interno dell'edificio. Ovviamente, trattandosi di un foro di quasi 9 metri di diametro, è solo una credenza, tant'è che il pavimento del Pantheon ha 22 tombini, 22 forature che con la complicità della convessità del pavimento servono a far defluire l'acqua piovana. Però è una leggenda così curiosa su questo monumento. Bellissimo queste chiaramente descrizioni delle immagini e della storia, in questo caso di Roma, perché chiaramente oggi è una data che ricorre, ma